soltanto l'effetto dobbiamo guardare, ma dobbiamo aiutare a far sì che questo effetto di questa consacrazione produca appunto il suo effetto. Ecco, per aiutare questa cosa dobbiamo metterci del nostro. La confessione. La confessione che deve essere almeno, dice il diritto canonico, una volta all'anno. Veniamo con te nella sequela di Cristo sulla via della perfetta carità. Resta con noi ogni giorno nel pianto, nella tristezza, nella gioia e nella speranza. Ora è il momento del nostro ingresso nella visione beatifica di Dio. Per tue intercessioni esaudisca la nostra preghiera, Gesù Cristo, Redentore del mondo, che vive e regna con il Padre e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Vi protegga sempre la Vergine Maria, che ci ha dato l'autore della vita. E a tutti voi qui riuniti per celebrare devotamente la solennità della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, conceda il Signore la consolazione dello Spirito e la felicità eterna. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La gioia del Signore è la nostra forza, andiamo in pace. Thank you.
tutto passato. Chiamo così.